Ecco Simone, siamo proprio nel cuore, nel vivo degli obiettivi del nostro progetto. Passione, viene richiesta passione, ma quali sono altri aggettivi o saper fare o saper essere che voi richiedete a chi viene a lavorare da voi? Un po' di esperienza ci vuole, bisogna prima fare tanta gavetta per arrivare a fare qualcosa, prima bisogna fare un po' di esperienza, perché dopo si riconosce le difficoltà del ristorante, un po' di tutto, sala, cucina, pizzeria, se uno riesce a fare un po' di esperienza in tutti i vari settori, dopo riesce a capire le varie problematiche che ci sono. Ecco, passiamo alla parte, all'altra parte dell'intervista, e cioè quella degli studenti o dei ragazzi che vengono a lavorare da voi in alternanza scuola-lavoro o simili. Ecco, quali sono le vostre esperienze, Raffaele, riguardo a questa accoglienza che fate agli studenti? Allora, io dico, già che una persona si dedica a voler fare uno stage o comunque ecco, uscire da una scuola alberghiera e voler intraprendere uno stage, è molto importante, è un segno che comunque questa persona un minimo di passione ce l'ha. Quella piccola esperienza che viene fatta in scuola serve e non serve poi dietro al banco, ora mi riferisco alla pizzeria in questo caso. Ma come diceva lui, è lì che parte la gavetta e comincia a formarsi con l'esperienza un po' più forte all'interno di un ristorante, non all'interno di un'aula o di un laboratorio o di una scuola, che è ben diverso. Nel ristorante abbiamo furia, dobbiamo fare le cose per bene e le dobbiamo fare in fretta. Il cliente ha sempre ragione, anche se noi abbiamo fatto tutto come doveva essere fatto. Questo, se non c'è l'esperienza giusta, non te lo insegnano in un'aula, in un Ecco, laboratorio. Simone, mentre tu potresti dirmi quali sono le principali difficoltà che si incontrano quando uno studente o un ragazzo viene a lavorare da voi per imparare? Sì, le difficoltà sono più che altro durante il servizio, nel senso che se uno ha bisogno di andare veloce durante il servizio, spiegare non è facile. Io quello che consiglio ai ragazzi è più che altro prepararsi prima mentalmente a questo tipo di lavoro, poi capire per bene quali sono la linea da preparare per il servizio. La difficoltà più forte è quella del servizio. Però quando il ragazzo ha voglia di imparare, lo impara in fretta, quindi è un buon collaboratore dopo, non è più un ragazzo che sta imparando, è un collaboratore che dà una grossa mano anche all'azienda. Ecco, Raffaele, per finire, eventuali suggerimenti potreste dare al meccanismo della scuola lavoro, migliorando oppure facendo delle osservazioni su quello che non funziona? Allora, innanzitutto non lanciamo le persone dalla scuola al lavoro perché le dobbiamo mandare, non facciamo che sia un obbligo. Cominciamo a dare quel minimo di formazione che dà anche alla persona stessa un po' di fiducia in se stesso e poi dopo mettiamo a fargli far fare uno stage. Dopo lo tiriamo fuori dalla scuola, facciamogli fare un po' di esperienza forte all'interno della scuola, in modo tale che quando poi arrivano dietro al banco non è più un peso, è già qualcuno peso tra virgolette, perché finché non impara averlo lì e spiegare le cose in battuta non è semplice. Ma arrivare già con una formazione mentale, anche se non troppo pratica, però mentale. Quindi dargli far capire che comunque non è che si va in un'altra aula, si va in un ristorante. E quindi lì bisogna dare il massimo, bisogna essere preparati mentalmente. Ma pensi che la scuola possa fare e in che maniera può fare una cosa di questo genere? Mettendo alla prova, mettendo sotto stress sia mentalmente che praticamente l'alunno. Cioè quindi magari ecco, che ne so. Oggi cucina Simone per tutti, ok? Quindi Simone sceglie questo, Giorgio sceglie questo, Valentina sceglie quell'altro, mettiamo sotto stress e vediamo se sto ragazzo lo stress lavorativo lo regge. Se non lo regge vuol dire che bisogna lavorarci un attimino in più, non perché non sia in grado, tutti siamo in grado di fare tutto. Credo che ci vada lavorato solo un pochino in più. Basta.
Va bene, grazie Simone, grazie Raffaele. Grazie.